Ed eccoci qua, allora, ben ritrovati a Tiro Libero. Regia entra in mio soccorso subito, eccezionale, il porto della regia ovviamente, che sennò si sentiva l'audio doppio, rieccoci qua. Allora, dunque, io direi di partire, a proposito di regia, chiedo appunto se mi possono mandare i risultati della classifica dell'ultimo turno di Serie C, il quinto turno di questo campionato. Dove nella Serie C del calcio a 5 troviamo soltanto partite di sola andata, perché insomma ci sono 12 squadre a prenderne parte. Allora leggiamo i risultati con l'Estani Stroncamoli che fine a 7-2, America Reds Terni Boys 3-12, New Team Oro Argenti l'abbiamo vista 9-3, Libertà Stacito Selezione Albiceleste 3-4, Bar della Porta Ajax Kemal 6-4 e per chiudere c'è Conad Arca Futsal che ha battuto l'Amoroso per 3-2, una vittoria importante quella del Conad Arca perché fa perdere la testa della classifica all'Amoroso, testa che ora è tutta delle Estani City 15 punti, al terzo posto con 10 punti Selezione Albiceleste e Stroncamoli, poi New Team Terni Boys e Bar della Porta a 8 punti. Conad Arca Futsal che si reinserisce in qualche modo nella corsa ai playoff con questa vittoria di prestigio a 6 punti, Libertà Stacito e Ajax Kemal a 4. Incredibilmente, come dicevo poco fa, a camere spente troviamo Oro Argenti ancora a 0 punti e America Reds a 0 punti. Segnalo per America Reds che comunque contro il Terni Boys è vero che ha perso 3-12, ma si erano portati in vantaggio per 2-0. Con insomma un momento dove sembrava potesse arrivare questo primo risultato utile, poi il Terni Boys ha saputo reagire molto bene. Di questi risultati devo dire che non è che mi stupisce, però va esaltato il 7-2 delle Eastern City contro Stroncamoli, perché Stroncamoli è una squadra giovane, però che ha tante aspettative, è in semifinale di Champions Cup e l'Estonia ha ottenuto una vittoria importante. Poi sulle squadre giovani dopo voglio fare un altro tipo di discorso, ma lo facciamo più avanti, perché volevo farci un articolo e poi ho detto no, ne parliamo a voce in trasmissione. E allora parliamo a voce allora con i protagonisti di queste due partite. Comincerei da questa New Team che si è imposta largamente contro l'Argenti. Dino, ti aspettavi una vittoria così, passami in termine, è un po' brutto a dirsi, facile però, perché il primo tempo è finito 7-1, poi il secondo tempo è stata un'amministrazione. Come Oro Argenti ha provato a tornare in partita, l'avete subito rimessi, diciamo, in riga. Ti aspettavi una new team così attenta contro un avversario del genere? Beh, la New Team era un po' di partite che stava crescendo come attenzione e come gioco. Già dalle ultime dell'apertura avevo visto una bella crescita come squadra, si è ritrovato un po' il gruppo. Onestamente, Oro Argenti non li conoscevo benissimo, mi sa, ci avevamo giocato qualche anno fa, mi sembra, non li conoscevo. Mi ha meravigliato perché effettivamente hanno subito, mi sembra, 12 gol prima di noi, in 4 partite. Ne hanno subito 9, però può capitare anche la sera da storta. Diciamo che pronti via e segna Mirko Mellini subito due Esatto. gol in 2 minuti. È chiaro che poi è un chiaro indirizzo alla partita. Mario, ci eravamo lasciati la scorsa puntata anche con quando voi siete stati qui presenti, con dei punti interrogativi anche sull'energia del gruppo New Team. A distanza di qualche mese, come ritroviamo la New Team al di là della vittoria della scorsa settimana? Beh, sicuramente diciamo, ci ha fatto bene quel percorso di girone d'andata, e non eccellente, e poi anche la finale persa della Mitropa Cup che ci hanno dato una spinta in più per affrontare diversamente questa clausura. E quindi ecco, sicuramente ci siamo un po' ritrovati, sia come gruppo, come ha detto anche il mister, era un po' di risultati che facevamo positivi. Abbiamo iniziato questa clausura con un altro piglio, con risultati diciamo più positivi, due pareggi, due vittorie, una sconfitta. Comunque Quindi possiamo dire che la Mitropa Cup continua a portar bene, nel senso che l'Estany City che ha vinto la Mitropa Cup ora in testa alla classifica, New Team che comunque è lì con 8 punti a giocarsi le sue possibilità. Non credete che magari fare la Mitropa Cup, che può sembrare, no, il torneo meno importante, però farla con una certa ottica ti può anche aprire delle porte, no, sì, a livello certo. di prospettiva importanti? Certo, sì. Ecco, a noi a livello di motivazione sicuramente anche perderla con poi i rivali del clausura, degli esterni, insomma ci ha dato delle motivazioni importanti. Forse anzi è stata quasi meglio perderla che vincerla. Beh, Dino non so se è tanto d'accordo con questa. Beh, no, ma A livello però di Un titolo in più, reazione. diciamo, poteva sempre far gola. Una volta persa si dice che era meglio Ah, ecco, perdere. mettiamola così. Mettiamola così. Perché se parliamo di finali perse, c'è anche Nicolò che purtroppo Noi siamo è esperti. uscito. Beh, esperti ancora. Nel Terni League avete fatto soltanto una Terni League finale solo per persa, altri però. tornei ci siamo abituati a Ah, perdere. ok, quindi è Sì, un'abitudine. sì. E vi aspettavate, ecco, chiedo a Nicolò, ma chiedo anche a Dino e a Mario, un Leisterni dopo 5 giornate a punteggio pieno in un campionato dove vengono promosse le prime due direttamente, quindi mettere punti in cascina ora è importante.
Diciamo che, almeno secondo me, ne parlavamo anche prima con loro, che questo è un campionato dove tutte possono vincere e perdere con tutte. Cioè è molto equilibrato e quindi sorprende che una squadra stia svettando di più sulle altre. Per me. Sì, c'è l'Amoroso che ha perso la sua prima partita contro un Conadarca che prima della partita contro l'Amoroso aveva raccolto meno di punti di quello che è il valore della rosa, perché Conadarca è una squadra che secondo me ha un potenziale molto importante, certo. È riuscita a matare l'Amoroso per 3-2 in una partita comunque molto equilibrata fino all'ultimo ed è un successo importante. Gli esterni continua a mettere dentro questi punti in maniera importante. Io ecco, faccio questo discorso sulle squadre giovani, poi magari faccio parlare anche Mario, che è un allenatore di categorie giovanili, no? Quindi magari mi darai ragione o meno sul discorso che volevo fare. Perché penso allo Stroncamoli, ma penso anche a squadre che fanno il calcio a 7 molto giovani. Abbiamo, e questo è molto bello per noi, abbiamo tanti giovani che si sono affacciati al Tennis League negli ultimi anni e vedo nei giovani quella fretta eccessiva a volte nel voler essere subito grandi, dimenticandosi che c'è magari un percorso in cui dover passare. Stroncamoli, per esempio, secondo me quest'anno ha fatto una stagione, sta facendo una stagione sopra le righe, perché arrivi in semifinale di Champions Cup tra le prime 4 di 30 iscritte, hai fatto un percorso eccezionale. È chiaro che la squadra ha perso qualcosa con la dipartita di Filipponi, è chiaro che è una squadra che si è un po' ridimensionata, però secondo me, ecco, non deve esserci la fretta in alcune squadre giovani di voler emergere per forza. Io questo lo vedo, questa voglia di fretta lo vedo sia nel calcio a 7 in alcune compagini che nel calcio a 5. Ci vuole un po' di calma. Non so, Mario, tu che lavori sì. Con i giovani tutti i giorni, se ci puoi anche ricordare qual è la tua mansione in tal senso. No, vabbè, io alleno Città di Rieti Under 15, però calcio a 11. E niente, sì, sicuramente anche... porto l'esempio della nostra squadra, della New Team. Noi, essendo un mix tra giovani e esperti, riusciamo ad equilibrarci un po'. L'esuberanza del giovane viene un attimo smorzata, non troppo, però viene un attimo controllata dall'esperto, insomma, da tra virgolette esperto. Mario da capitano, proprio... ma chi è il giocatore che dà più grattacapia al tuo mister, Dino? E perché Valentino Fiori? Parte Valentino Fiori, non mi viene un altro. No, vabbè, a parte questo, insomma, il mister è bravo anche a gestire questo mix di personalità diverse e di età diverse, che non è semplice da coniugare. E ecco, l'esuberanza del giovane non va spenta assolutamente, è la linfa vitale della squadra e quindi va gestita, però non va lasciata a briglia sciolta. E quindi ecco l'esempio di una squadra solo giovane, secondo me può soffrire quando poi incontra una squadra magari un po' più esperta. Allo stesso tempo una squadra solo di esperti può soffrire se trova una squadra giovane, quindi il giusto mix, come cerchiamo di fare noi, dovrebbe essere la cosa migliore, insomma. Parlavate prima, no, di un Oro Argenti che è una squadra dall'ottima difesa, no? Prima della partita contro di voi almeno, e qui avete un'altra squadra che della difesa fa la virtù, perché insomma il Bar della Porta di Nicolò è una delle squadre che ha preso meno gol in questo campionato. Nicolò, allora troviamo un Bar della Porta che appunto è dovuta ripartire dopo una mezza delusione, no? Quella di aver perso quella finale playoff. Allora io parto un po' da questo, come avete vissuto quella sconfitta in finale playoff? Ah, diciamo che innanzitutto perdere una finale non è mai bello e soprattutto in quei momenti cerchi in tutti i modi di vincere. Purtroppo non ci è riuscito e quindi l'idea è quella di questo campionato, rimboccarci le maniche e cercare la promozione che abbiamo sfumato la scorso campionato. Sai, no, Nicolò, perché mi ricordo parlando con voi, voi venivate da un torneo fatto nella vostra Melezzo l'estivo. E volete misurarvi con questo palcoscenico diverso. Ora, al netto del problema del portiere, che ne parlavamo prima, che oggettivamente è un tassello che vi manca, anche la settimana scorsa ha giocato Conti in porta per voi, spesso si è sacrificato Luca Caprini. Dov'è che secondo te ancora siete un pochino indietro rispetto ad altre squadre? Penso a un Panzanigos che vi ha fregati, tra virgolette, in finale, penso attualmente anche alle squadre che vi stanno davanti in classifica. Allora, diciamo innanzitutto, ecco, questo del portiere è un problema importante e stiamo cercando di sopperire, appunto, che abbiamo preso Giovanni Bertoldi, che è un buon portiere, insomma, però ecco, col lavoro non può venire sempre, speriamo, insomma, che potrà venire più spesso. E, però ecco, diciamo che, almeno quello che ho visto, siamo una squadra che quando va in difficoltà non sempre riesce a rialzare la testa e a giocare, come per esempio abbiamo perso
3-0 contro l'Amoroso due turni fa e purtroppo ecco, dopo che primo siamo tempo andati sotto, 0-0, poi dopo, dopo siamo andati sotto abbiamo, diciamo, tra virgolette, spento il cervello e abbiamo preso altri due. Quindi ecco, forse lì possiamo migliorare. La vittoria contro gli ex Kemal è una vittoria importante perché comunque siete stati bravi a riuscire a rispedire al mittente la possibile ascesa di una ex Kemal che con tre punti in più avrebbe certo iniziato a dare fastidio anche nelle zone post attualmente. Una partita tosta, a tratti anche nervosa, dove siete stati superiori al vostro avversario? Diciamo che ecco, noi siamo... Possiamo anche la regia se ci aiuta a mandare anche qualche immagine di Ajax Kemal contro Bar della Porta. Siamo arrivati alla partita appunto un pochino rimaneggiati perché avevamo tante assenze, mancava Sergio, mancava, mancava Luca, mancavano insomma sì, quando Giuseppe. Nicolò, quando dici Sergio, Luca, sono perché tutti sono tutti caprini. Il cognome è lo stesso. Esatto. E attenzione, non sono tutti parenti, esatto, specifichiamo. E quindi ecco, nonostante le assenze siamo riusciti a fare la partita, poi ecco abbiamo preso tre gol negli ultimi minuti, ma credo sia anche stato un calo fisico e di stanchezza contro una buona squadra. Invece guardiamo questo episodio che le immagini stanno facendo vedere, questo gol molto chiacchierato durante la partita dei ragazzi di Ajax Kemal, no? Uh-huh. Che ha aperto di fatto la partita, questo tiro dell'altro Rughetti, che non è tuo fratello, non è tuo parente, a proposito di Matteo. Sono stesso, Matteo, sì, sono stesso cognome. Benizzi che se la lascia scappare e poi il pallone... Noi abbiamo un replay 4K, super slow motion, è tutto molto bello. Poi ovviamente l'arbitro deve decidere una frazione di secondo, ma devo dire che le immagini sembrano quasi... Sì, io stavo davanti, la palla mi è parsa che entrava. Poi ha deciso l'arbitro, stava davanti, anche lui l'ha vista bene, quindi ecco. No, poi spesso, no, lo commentavamo anche prima, ci si lamenta dell'arbitro che non prende una decisione marcata, oppure che nel dubbio non deve decidere, secondo me. A parte il fatto che non ho avuto nessun dubbio in quell'episodio, esatto, lì. Esatto, se non c'è il dubbio, insomma. Ma anche se fosse, secondo me, anche come il giocatore può sbagliare una decisione a tu per tu col portiere, l'arbitro può sbagliare. Sulle decisioni... Non è questo il caso. No, no. Sulle decisioni dell'arbitro bisogna, insomma, bisogna sempre accettarle. Uno può non essere d'accordo, ma insomma, dopo la polemica, quando è esagerata, diciamo, non serve più di tanto. Ecco, come hai visto Ajax Kemal sotto questo punto di vista rispetto al campionato d'apertura? No. L'hai vista una squadra in crescita? No, secondo me sì, perché sono una buonissima squadra, hanno dei buonissimi elementi come Kakashi, appunto De Santis, sono una buona squadra e ecco, forse ogni tanto anche loro come noi quando vanno sotto non riescono a reagire subito per poter recuperare la partita e può essere un problema. Per me si creano, sai Nicolò, si creano, poi l'ho detto anche a loro, quindi non è che è un grande problema. Io cerco sempre di non fare troppo politically correct perché poi alla fine diventa stucchevole a volte, no? Quindi dico quello che penso, che a volte loro si creano dei nemici che non esistono, che può essere il nemico l'arbitro, può essere il nemico anche avversario, si intendono a innervosire e a perdere il vero focus della loro partita, perché loro hanno fatto a Kemal una buona crescita in alcuni aspetti, però poi si perdono in un bicchiere d'acqua ed è un peccato perché secondo me è una squadra che ha il potenziale. No, sono una buona squadra, sì. Poi hanno preso diverse squalifiche, no? Quando tu prendi tante squalifiche che... De Santis è tornato ora dopo tre mesi di squalifica, Della Bina ha fatto un mese di squalifica, adesso non mi ricordo anche Alessandro Ghiocci, tot giornata di squalifica, Alessandrelli preso un mese di squalifica. Quando hai tante squalifiche, io mi porrei la domanda che forse è qualcosa nella modalità che non funziona. Io ci sono tante squadre e tanti giocatori, dirigenti che non ho mai visto essere squalificati, possiamo anche tornare con le immagini in studio, non ho mai visto essere squalificati in 8 anni di Terni League, 9 anni a seconda della squadra, sì, che ha fatto, e poi ci sono dei giocatori che ne prendono tante squalifiche. Qui mi aggancio a Dino, che è stato anche un nostro premio fair play negli anni del Terni League. Come te lo spieghi, come te lo motivi questo aspetto? Un aspetto che secondo me è l'approccio proprio sbagliato al torneo, nel senso che nel torneo ci deve stare l'agonismo, ci deve stare la voglia di vincere, ci deve stare tutto, però poi bisogna ricordarsi sempre che ci stanno gli avversari, la fortuna, la sfortuna, la decisione sbagliata, e che comunque quando poi l'arbitro fischia alla fine è finita la partita, è passata un'oretta, se può vincere, se può perdere. Tanta gente la vedo che arriva al campo troppo esaltata, secondo me. Poi, probabilmente è anche una colpa mia, nel senso che tutto questo baraccone sicuramente c'ha una colpa. Io mi metto sempre nelle condizioni dell'autocritica. Invece che apprezzarle certe cose, magari le apprezzano in maniera sbagliata, ripeto. Tante volte c'è stato troppo protagonismo, che ripeto, non è non vivere la partita, perché io sono venuto una partita lì, invece di stare in banchina, non gesto, anzi, fatico. Però poi va capito che finisce la partita, finisce tutto. Ultima domanda su questa Serie C, la faccio sempre a Mario e a Dino. E il Terni Boys come lo state vedendo? Perché è una squadra che sta crescendo, eh? E ha cambiato pelle. Vabbè, poi
Adesso l'ho detto a Dino che mi ha fatto la faccia perché ancora è rimasto quel pareggio della, no, due settimane fa. Pareggio bellissimo, ci mancherebbe, un pareggio bellissimo. È una di quelle squadre che quando leggo la distinta loro, quando vedo che il più vecchio è del 2001 oppure magari del 2003, me ne faccio anche una ragione, perché magari in squadra c'è gente dell'80, quindi c'è qualche differenza, come diceva giustamente Mario prima. L'esperienza conta, ma conta anche la freschezza atletica, quindi... C'è un'altra squadra giovane che comunque potrebbe far bene, però poi secondo il campo me... vede anche altre cose. Allora ragazzi, io chiedo alla regia se ci manda i risultati della classifica della Serie A, perché a proposito di politica di correct, sempre meno presente, ho fatto un articolo su questo turno di Serie A che approfondiremo adesso a voce, anche un po' polemico verso alcune squadre della Serie A, polemico si intende sempre sportivamente parlando, e cercando di dare anche un tono anche al contenuto che viviamo, nel senso ci tengo a ribadire il fatto, io cerco di analizzare quelli che sono i risultati, dico la mia opinione personale vedendo tante partite a settimana. E qui che cosa vediamo? Vediamo Real Palace e San Gianni Bosco che fanno 4-4, Pestel Conad e Castrum 2-6, prima vittoria nel ritorno in Serie A del Castrum, Galactica su White Devils, l'ennesima sfida stagionale, quarta sfida, forse ci sarà sicuramente una quinta, forse una sesta in Champions, forse una settima ai playoff scudetto, comunque ennesima, il quarto round l'ha vinto ancora una volta la formazione di Mister Bussetti per 4-7, e la Dolcevita Buco Bar 3-6. Per una classifica che dopo 5 turni vede White Devils a punteggio pieno, Galacticos che sono a meno 5, quindi abbastanza distanti, la Dolce Vita che perde la possibilità grande secondo me di approfittare dello scontro diretto per prendere punti e inserirsi in maniera concreta nella lotta ai playoff scudetto. Troviamo il Real Palace quarto con 8 punti, San Gianni Bosco ferma a 5, Castrum che inizia la risalita, il Buco Bar che comunque inizia a fare quei punti che potrebbero valere di la salvezza. In ultimo posto c'è il Pestel Conad. La nota critica mia vedendo questa classifica è che, ripeto, mi sembra sempre una non corsa allo scudetto, cioè i White Devils sono lì, la dominano, e poi chi dovrebbe magari metterci un po' più di quel sale non ci riesce. I Galacticos, io lo dico adesso, hanno pareggiato la partita e persa una fondamentalmente, i Galacticos sicuramente arriveranno secondi, secondo me è difficile che arriveranno terzi, cioè può succedere ovviamente, però devono cambiare mentalità contro i White Devils. Spesso si fa un gioco votato dal parlare delle assenze, no? In ogni partita, però è un gioco un po' stucchevole perché le assenze ce l'hanno tutte le squadre tutte le settimane, non è un club, non siete club professionistici, quindi ci sono per tutti, però se andiamo a guardare le assenze, i Galacticos perdono contro i White Devils e ai White Devils mancano Gabrielli e Kossu, che sono, cioè, quella è una rosa che sono tutti fortissimi, sia chiaro, possiamo anche tornare in studio, però i White Devils attualmente continuano a dominare la scena. Dino, tu come ti spieghi secondo te, conoscendo anche un po' le squadre Serie A, questo forte divario? Poi dopo magari nella singola partita facciamo una finale di scudetto come l'anno scorso, New Terni può battere i White Devils. Io mi aggancio un po' al discorso che hai fatto prima delle squadre giovani. Secondo me i White Devils rispetto alle altre squadre sono più gruppo cementato, cioè hanno un'ossatura che sono più anni che giocano insieme. Da parte di altre squadre fortissime che nella partita secca possono anche vincere, vedo troppa fretta. Perché secondo me dovrebbero creare un gruppo, avvicinarsi piano piano, non la fretta subito, Serie A, squadra forte, prendo questo, prendo quello, vado là e vengo. Dovrebbe starci più tranquillità, più progetto. Perché più una magari, ricerca di qualcosa. Esatto, magari non lo vinci, magari non gli va a dare fastidio subito, però magari nel giro di 2-3 anni puoi riuscire. No, sai, di questo turno a Medino ha deluso un po' la Dolce Vita che aveva tante assenze, torniamo al discorso solito, che perde col Buco Bar e perde un'occasione importante. La Dolce Vita rischia sempre di essere quella squadra delle grandi occasioni mancate, no? Ed è un peccato perché penso che sia un gruppo che si meriterebbe di giocare per esempio quella finale scudetto che a memoria non hanno mai fatto nel calcio a 5, quindi è un gruppo che se lo meriterebbe, però gli manca quel tassello in più e quelli sono 3 punti persi col Buco Bar che sono molto importanti in quell'ottica lì, ma questa è una mia riflessione personale ovviamente. Allora chiedo alla regia di mandarci anche i risultati di classifica della Serie B, perché al comando troviamo questo Modebungo che lo scorso campionato ha giocato contro di voi arrivando secondo dietro all'Aquila United, un'Aquila United invece che fa un po' più fatica. Allora chiedo sia a Nicolò che poi a Mario e Dino, vi aspettavate il Modebungo in questa ascesa? Allora, innanzitutto dall'anno scorso si vedeva insomma che le due squadre che erano in testa erano diciamo superiori a noi altre squadre. Certo, adesso subito così primi anche in Serie B ci stava l'idea, insomma, potevano farlo e sono una buona squadra, quindi non mi sorprende insomma che stavano facendo così bene. Mario,
Sì, no, io non sono sorpreso perché poi li abbiamo affrontati e sono una squadra valida, hanno delle qualità importanti, quindi sicuramente... Capaci anche di mettere di dar fastidio ai White Devils in Champions, eh? Quella partita sì. Straordinaria, hanno vinto i White Devils perché sono più esperti, altrimenti sul campo quella sera c'erano delle difficoltà. E infatti poi è questo insomma anche il discorso di prima, cioè White Devils squadra esperta in tutti i sensi, proprio nel vincere il torneo e nel fare il torneo, e quindi è difficile proprio batterli, e anche squadre giovani così molto promettenti e con molto entusiasmo fanno comunque difficoltà. Io comunque ribadisco questo aspetto che del quale parlavamo anche nelle ultime settimane, che nel calcio a 5 il livello tra le varie categorie è molto sottile, cioè sì, certo. Togliamo White Devils e Galacticos che fanno un campionato a parte, ora tralasciando, ripeto, l'ultima sconfitta dei Galacticos. La terza attuale, che è la Dolce Vita, che è una squadra che è completa e fortissima, la metti in Serie B, non ti vince a man bassa la Serie B, fa fatica. Cioè, e stesso discorso, pensa a voi, New Team, Bar della Porta, messe dentro la Serie B, non sfigurano, cioè, capito? Infatti... Mentre nel calcio a 5, nel calcio a 7, scusate, c'è questa grande diversità, secondo me, e lo vediamo, ne parliamo dopo, con le neopromosse, che dalla B alla A, che stanno facendo oggettivamente fatica. Non so se voi convenite con me. Infatti si vede anche nell'apertura, abbiamo visto, cioè, la nostra, diciamo, retrocessione, no? Eravamo tutte là e quindi la differenza era poca tra chi è sceso, tra chi è salito. La Mitropa Cup e chi è andato a fare i playoff. Esatto, cioè. E poi negli anni, diciamo, ho visto anche che il livello proprio della C è più alto. Si è alzato molto, quindi, perché c'è molta più organizzazione. Sì. Mentre per esempio nella C del calcio a 7 vedo squadre più approssimative, come è giusto che sia, nel senso che ci sta, nella C del calcio a 5 magari vedo meno qualità rispetto ad ambiente, rispetto a meno qualità individuali, però c'è tanta organizzazione. Tu vai a giocare contro una squadra che è appunto l'Amaroso, che potrebbe, fai fatica, sì. E ci sono elementi che sanno dare del tuo al pallone. Rispetto a una C che facevamo qualche anno fa, che insomma era ben diversa. Era diversa, sì. Io ripenso alla C di Borussia e New Team, quell'anno c'era un livello molto più basso. Certo. Tolti Borussia che c'aveva un presidente fortissimo, quindi era split. Il palazzo, lì c'era veramente il palazzo. Sì, infatti la mia squadra, il Borussia, ha orbitato sempre tra la Serie B e Serie C, quindi è un anno in Serie A, quindi è il grande palazzo. Detto ciò, andiamo con i risultati della classifica. Invece di Serie B stavolta del calcio a 5, eccoli qua, Hull City, Aquila United 5-4, con l'Aquila United che rimane in penultima posizione, stupendo un po' sotto questo punto di vista. Newton United, che è un'altra squadra ballerina sulle montagne russe, perde 5-12 contro il Motepungo. Panathinaikos SS Giuseppe Marco 3-4, si risvegliano i ragazzi di Orte che piazzano un colpo importante. A proposito di colpi importanti, lo Sporting Garden anella la sua seconda vittoria consecutiva, portando al secondo KO di fila il Napoli Club Tecnico nel 4-5. E qui torniamo al discorso di cui prima: il Napoli Club Tecnico ha fatto una grande serie allo scorso campionato, retrocessa per via di una banalità, no? Di una partita persa a tavolino, si ritrova nella centro classifica, si ritrova insomma in una posizione di difetto, nonostante appunto una squadra che ha saputo battagliare in Serie A. Qui c'è una B dal livello veramente molto 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 centrato, secondo me, dove sarà difficile anche capire fino in fondo chi lotterà per la salvezza e chi per la promozione, perché poi qui retrocedono 3 squadre su 8, quindi non è semplice, insomma, solo il quarto è salvo, quindi insomma questo è un po' un aspetto di cui dover tener conto. Newton United perde e perde anche il secondo posto, l'Hull City si inserisce e si porta al secondo, il Motepungo ora lì è 12, è da capire se questa squadra avrà la tempra per potersi giocare fino in fondo un posto per vincere il campionato. Secondo me è dura, è una squadra che deve migliorare qualcosa dietro, prende ancora un po' troppi gol, però ne fa anche tantissimi, quindi, e ha questo Barbarossa, questo Zitarelli, sono due giocatori che danno del tuo al pallone. E in coda c'è Panathinaikos con un punto solo, Nicolò, proprio la squadra che voi avete affrontato in finale, che sta avendo delle difficoltà. Questo che cosa può significare anche in chiave vostra, che la B è un livello che potrebbe mettervi in difficoltà? Allora, guardando la prospettiva futura, sì, si spera per voi. Si spera, insomma, sì, l'obiettivo insomma è quello della promozione. E comunque, ovviamente, certo, il salto dalla Serie C alla Serie B credo sia abbastanza tosto, poi ecco, sta alle squadre che vengono promosse dimostrare e smentire questa tesi, insomma.
Quindi ecco, se un giorno speriamo verremo promossi, speriamo di avere la garra giusta per poter affrontare la Serie B. Io do sempre una skills importante, ricordo che poi ogni anno ci sono squadre che si ritirano, nuove che entrano, e quindi non, per poter essere promossi non è detto che dovete per forza passare o per i primi due posti o per il playoff, ma magari anche per un buon posizionamento. Queste sono le skills che si hanno, perché il clausura, tra clausura e apertura, certo, quindi tra l'uno e l'altro possono cambiare molte cose, tra chi si ritira, chi viene, con i ripescaggi a volte, quindi a volte anche piazzarsi bene. Prima di andare al break pubblicitario, tu Nicolò l'hai detto l'obiettivo, la mia team invece ha l'obiettivo di tornare in Serie B, oppure non vi siete posti sportivamente un obiettivo? Prima chiedo al capitano. Ah, io passo la parola al mister. Io lo volevo invece vedere la differenza tra giocatore e allenatore. Sicuramente. Che vi dite nello sport? Te faccio giocare lo stesso. Okay. L'obiettivo sì è sicuramente di risalire, no? Anche se non ce lo siamo detto. E quindi cerchiamo di stare tranquilli e di giocare partita dopo partita. Però ovviamente, appunto per il discorso livellato che ci siamo accorti che c'è, non nascondo che ci piacerebbe far parte di un'altra categoria, sempre meritandolo sul campo, perché ovviamente poi il campo parla. Prima del break pubblicitario, Dino, ci sono le basi secondo te per rivedere una new team in prospettiva, non adesso ovviamente, non nel breve, però una new team ai fasti del suo massimo splendore, ovvero addirittura in Serie A, cioè c'era possibilità di creare un micro progetto nuovo che vi riporti lì. Quanta differenza balla secondo te? Beh, secondo me facciamo una cosa però, ti ci faccio pensare. Andiamo in pubblicità e poi mi rispondi dopo. Andiamo in pubblicità.